Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati alla seconda edizione di Femme Revolutionnaire. Per chi ci seguirà questa sera per la prima volta, io sono Ilaria Lauretta, la creatrice di un progetto femminista che si chiama Femme Revolutionnaire, in italiano Donna Rivoluzionaria, che ad ottobre è diventato anche un programma televisivo che ho realizzato proprio qui negli studi di GoTV, canale 63. Durante la prima edizione del format Femme Revolutionnaire ho invitato e premiato donne eccezionali che si sono distinte per resilienza, coraggio, talento, preparazione e forza, diventando un esempio per tutte noi donne. Anche questa seconda edizione di Femme Revolutionnaire sarà dedicata alla straordinarietà delle donne. In ogni puntata faremo un viaggio nel passato, fino ad arrivare al presente, e avremo ogni volta due protagoniste, due femme revolutionnaire, due donne rivoluzionarie. Una che ha segnato e cambiato i suoi tempi, e una donna che cambia ogni giorno la storia della sua vita nella nostra attualità. Partiamo allora con le presentazioni in studio. Alla mia destra abbiamo Giorgio Gregorio Grasso. Benvenuto, Giorgio. Giorgio è critico e storico d'arte, nonché docente universitario, scrittore e curatore di esposizioni d'arte nazionali e internazionali, come per esempio la Biennale di Venezia. Diciamo che è più interessante oggi quella che stiamo facendo in Ucraina, a Kiev, dove stiamo esponendo un centinaio di opere fra artisti ucraini e artisti italiani sul tema della Divina Commedia, e quindi siamo in piena guerra, quindi devo dire che... E a questo proposito mi piace sempre dire che almeno il 70% delle artiste sono donne. Meraviglioso. Quindi in questo caso siamo in una zona di guerra con tantissime donne che espongono su un tema italiano che è il tema della Divina Commedia. Quindi, ecco. Meraviglioso Dante. Siamo in tema. Meraviglioso Dante e meravigliose donne. Con Giorgio, infatti, racconteremo la storia mitica e unica della femme revolutionnaire del passato, protagonista di questa puntata, la pittrice Frida Kahlo, nonché la pittrice latinoamericana più famosa, più celebre di tutto il XX secolo. Alla mia sinistra, invece, abbiamo Manuela Carnini, mia concittadina, lo dico molto fiera ed orgogliosa, in arte Fridami. Infatti, Manuela è medico chirurgo vascolare, ex olimpionica di nuoto sincronizzato, lo diciamo perché per lei è importante, mamma di Virginia e Francesco, ma soprattutto un'artista sempre più emergente, una pittrice donna che sta emergendo non soltanto sul territorio nazionale, ma anche a livello internazionale. E ci racconterà la sua storia e la sua evoluzione, perché lei rappresenta questa sera la nostra femme revolutionnaire dei nostri giorni. Questa puntata è dunque dedicata alle donne nel mondo suggestivo, nell'universo suggestivo della pittura, ma più profondamente alle donne e al loro amore, alle loro passioni, alle loro emozioni, donne che hanno trovato attraverso la pittura riscatto ed emancipazione. E la loro libertà diventa la libertà di tutte noi donne. Ecco Giorgio, iniziamo con te il nostro viaggio nel passato, raccontando la storia unica e inconfondibile della pittrice latinoamericana Frida Kahlo. Tra l'altro, nel 2017 hai pubblicato un libro che si intitola Il critico e le modelle, in cui immagini di incontrare dei volti femminili passati alla storia come protagoniste o muse dell'arte, e fra queste c'è proprio Frida Kahlo. Ecco, parliamo di lei, che nacque a Coyoacán nel 1907 ed ebbe una vita molto travagliata, infatti era anche affetta di spina bifida. Ma soprattutto ebbe un incidente nel 1925, a seguito del quale la sua vita cambiò e incominciò il suo percorso artistico. Vuoi parlarcene? Certo, devo dire che mi spiace per Frida Kahlo, ma se non avesse avuto quell'incidente non sarebbe diventata Frida Kahlo, perché tante volte nella sfortuna di qualcosa che capita bisogna capire qual è l'aspetto positivo. Ora, l'aspetto positivo di quella vicenda fu che lei decise di dipingere, perché mentre era in ospedale, io ho
sono stato testimone di questa vicenda, perché ero lì, quindi sono venuti a portargli colori e carta per poter dipingere qualcosa. Da lì capì di essere una grande artista. Io gli ho suggerito, incontrandola in questo romanzo, ovviamente, e quindi se non fosse stato per quello non sarebbe diventato una grande artista. Però da lì nasce la sua storia. E da questo grande incidente che visse, ecco. Infatti Frida Kahlo dichiarò di aver avuto due disgrazie durante la sua vita. La prima, l'incidente, e la seconda, l'incontro con il famosissimo pittore Diego Rivera. Ecco, Giorgio, come visse Frida questa relazione con questo amore tormentato della sua vita? In che modo influenzò anche il suo stile pittorico? Frida fece di tutto per incontrare Diego Rivera. Fece di tutto per fare in modo che diventasse suo amante e fece di tutto poi per sposarlo. Sapeva chi era, sapeva che gli piacevano le donne, sapeva che sarebbe stata tradita e d'altra parte io credo che anche Diego Rivera sapeva la stessa cosa, perché non è che parliamo di Santa Maria Goretti, Frida Kahlo era anche una nota amante di uomini, di donne, voglio dire, era un matrimonio un po' così, quindi non capisco perché lei debba dire che è stata una disgrazia. Non è stata una disgrazia, perché è vero che lei è diventata una grande pittrice, ma io credo che se non si fosse sposata Diego Rivera forse avrebbe avuto più difficoltà, perché parliamo del più importante pittore messicano, parliamo di un artista che ha fatto la storia e che tra l'altro era d'accordo con le sue idee politiche, perché Frida Kahlo nasce come esponente politico, nasce per fare politica. La sua arte è una continua denuncia, anche quando fa l'autoritratto, una denuncia. Quando rappresenta tutte le sue storie, rappresenta qualcosa che è successo, un desiderio, un sogno, una battaglia. E in questo senso, sì, non capisco perché, quindi anche perché una grande artista poi ha ragione su altre cose. Io credo che Diego Rivera, tutto sommato, gli sia stato fondamentale. Quindi non è stata una disgrazia, lei è diventata famosa. Una interpretazione diversa che diamo a questo incontro. In realtà ha avuto anche dei risvolti molto positivi per la sua carriera. Ma no, fondamentali direi. Insomma, alla fine si è sposato il più grande pittore che c'era in assoluto. La loro storia d'amore è una storia importante. Molto. Pur nel casino è una storia importante, ma perché c'era Rivera, se si sposava un altro non avrebbe avuto questa popolarità. Questa storia, quindi perché? Probabilmente anche a causa perché sputare nel piatto dove hai mangiato. Società. Poi certo, lui era un po' strano, era un po', ma insomma anche lei non è che da questo punto di vista fosse. Era un artista anche lei, insomma, non poteva essere inquadrata dentro degli schemi. Non c'è dubbio, ma io non sono d'accordo quando dice che è stata una. Mentre l'incidente è stata una grossa disgrazia, però ripeto, anche in quello, grazie all'incidente, è diventata pittrice, quindi per l'arte non è stata una disgrazia, per lei sì, ma per l'arte no. Anche in incontro con Diego Rivera, per lei sarà stata qualche disgrazia, ma si aspettava forse di più, non si aspettava i tradimenti. Poi certo, immagino che quando si è messo con la sorella più giovane ci sia rimasta anche un po' male, però. Tutto sommato, per l'arte, noi parliamo di arte, non è stato negativo anche quello, perché si è elevata ad un punto tale grazie a Diego Rivera. Ha saputo reagire con resilienza a queste, da lei descritte come due disgrazie sicuramente. Non c'è dubbio. Parlando del suo stile, fu da molti descritto come surrealista, ma lei si oppose sempre fermamente a questa definizione. Quindi la domanda che vorrei farti è perché ci tenne particolarmente a distinguersi dal surrealismo e in particolare che temi trattò nel suo stile pittorico e nella sua arte? Un autodidatta che non ha seguito un percorso preciso dal punto di vista del linguaggio pittorico. Non è che nasce e dice voglio diventare surrealista, voglio diventare espressionista. Lei è lei e basta. Tutta la sua storia è una battaglia continua, quindi parliamo di arte sociale, parliamo di arte politica. Poi è ovvio che quando diventa un po' famosa, Breton, che era l'ideatore del surrealismo, ha pensato di farla entrare nella sua scuderia dei surrealisti, dove lei non è entrata perché altrimenti avrebbe avuto comunque qualcuno sopra, un comandante, cioè Breton, che era l'ideatore, l'ideologo del surrealismo, il quale poteva dire nel mio movimento surrealista c'è anche Frida Kahlo. Frida Kahlo era troppo indipendente per fare questo, per cui non poteva accettare, ma d'altra parte non è neanche così, perché c'è un po' di tutto nella sua pittura, perché abbiamo il realismo, qualcuno dice il realismo magico, ma abbiamo il realismo nel senso che tu riconosci Frida Kahlo. Poi abbiamo l'espressionismo, cioè qualcosa che lei, le sensazioni che lei prova riesce a riportarle su tela e quindi è espressionismo. Tutte le grosse problematiche, se pensiamo ai quadri di Munch ad esempio, cioè parlando di espressionismo, quando ci sono dei problemi nella società o all'interno di una persona esce la vena espressionista dei grandi artisti. Poi abbiamo anche, certo che abbiamo anche del surrealismo perché abbiamo il sogno,
perché abbiamo l'ambizione di migliorare una società che è quasi impossibile, quindi, cioè c'è un po' di tutto, quindi è un insieme di linguaggi, quindi di Frida Kahlo, che definirei il linguaggio di Frida Kahlo, senza necessariamente classificarle, perché non è così. Non certo, è così. Hai parlato appunto della sua indipendenza, quindi secondo te perché ad oggi Frida è diventata una delle icone più rappresentative del femminismo, a livello internazionale tra l'altro? Tanto nel mio romanzo ho scritto che lei era l'amante di Trotsky, e questo è abbastanza noto. Quello che non è noto è che Trotsky fu ucciso da alcuni killer mandati da Mosca, fra questi lo zio di De Sica, cosa che pochi sanno. Un parente di De Sica, credo lo zio del vecchio De Sica, era fra i killer, comunque quelli che hanno partecipato all'uccisione di Trotsky. E perché diventa famosa? Secondo me diventa famosa soprattutto per la battaglia politica che lei ha sempre portato avanti. Perché come artista non è che abbia fatto cose eccezionali, è una grande artista, una brava artista, ma di grandi rivoluzioni nell'arte non ce ne sono state, perché anche il fatto di utilizzare l'arte dal punto di vista sociale, delle problematiche, c'è molto di lei nelle storie, ha abortito, c'è il quadro quando ha abortito, c'è molto di lei, però è tutto l'insieme di Frida Kahlo che conta, cioè tutta la sua vita è un'opera d'arte, la parte politica, la parte sociale, la parte affettiva, e anche la parte pittorica, perché mentre di molti pittori non sappiamo nulla, di Kandinsky sappiamo che è stato fondatore dell'astrattismo, ma sappiamo poco della sua vita, di Frida Kahlo sappiamo più della sua vita che non delle sue opere. Quindi quando si va ad un'esposizione di Frida Kahlo si va quasi come se tu la conoscessi, come andare a trovare un'amica, perché l'hai studiata, perché hai condiviso le sue battaglie, hai pianto con lei se hai letto la sua vita drammatica. Quindi è un insieme, quindi diciamo che è una pittrice anomala che mette insieme la sua vita con la sua capacità pittorica e le unisce in un unico discorso. Grazie Giorgio per averci guidato, grazie al tuo prezioso sapere, alla tua competenza nella storia straordinaria di Frida Kahlo. Noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità, restate con noi. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. Bentornati cari telespettatori a questa nuova puntata della seconda edizione di Femme Revolutionnaire, una puntata dedicata alle donne nella pittura, donne che ritrovano se stesse nella pittura, ritrovano la loro libertà, la loro realizzazione e la loro emancipazione. Abbiamo appena raccontato la storia incredibile di una pittrice intramontabile che è Frida Kahlo, ma continuando il nostro viaggio nel tempo arriviamo fino ai nostri giorni e ora racconteremo la storia di Manuela Carnini, in arte Fridami. Racconteremo la sua storia personale e la sua evoluzione come artista, ma prima di parlare di te, che rappresenti la nostra femme revolutionaire dei nostri giorni, guardiamo insieme una clip. Non guarderò
Eccoci Manuela, questo video è molto emozionante e si vede molto di te. Ma quando e come è nata la tua vena artistica? La mia vena artistica è nata durante il lockdown, il primissimo lockdown, e devo ringraziare comunque i miei figli perché io ero in prima linea come medico, però ci sono state ovviamente delle restrizioni e quindi ho dovuto anche occuparmi dei miei bambini che erano a casa. Io sono una donna sola con questi due tesori e ho avuto la possibilità di entrare nel loro mondo perché abbiamo iniziato a giocare e soprattutto a dipingere. E lì ho tirato fuori la mia parte bambina e una notte, avanzando dei colori che avevo usato con loro durante il giorno per fare quel manifesto andrà tutto bene, mi sono ritrovata a dipingere. Io prettamente dipingo di notte, in un anno e mezzo ho fatto circa 250 opere ed è stato proprio una rinascita, una scoperta di me stessa, una cosa che probabilmente avevo già dentro ma non avevo mai avuto l'occasione, e quindi diciamo che la pandemia mi ha permesso di trovare quello spazio, quel silenzio, perché prettamente io dipingo di notte. E così notte per notte sono riuscita a fare tantissimi dipinti. All'inizio erano dei piccoli quadretti su dei fogli di carta che poi avevo capito che non andavano bene perché si stropicciavano. Poi ho iniziato sulle tele, ringraziando Amazon che me li portava a casa perché non si poteva uscire, eravamo in lockdown, ho iniziato a ordinare pennelli, colori. Ho riscoperto un mondo che praticamente mi ha fatto rinascere e inizialmente ho fatto tanti ritratti di donne, tanti volti di donne, fino a questo dipinto che è La donna delle rose, proprio la donna in rinascita, e che è stato il primo dipinto che poi è stato ammesso a un premio internazionale a Budapest, la città di Budapest. Questo dipinto tra l'altro è diventata icona della Eva Onlus per la lotta contro la violenza delle donne. Che lo diciamo è di Busto Arsizio. Sì. Quindi li salutiamo anche, li ringraziamo per il loro lavoro. Infatti la mia prima mostra personale che ho fatto 6 mesi dopo il lockdown è stata fatta proprio a Cassano Magnago, al Castello dei Cento Tetti, dove tutto il ricavato è andato a scopo benefico sia per la Eva Onlus che per l'AIAS Onlus, che sono appunto l'associazione contro la violenza delle donne, e l'AIAS invece per i bambini fragili, soprattutto affetti da autismo. E da lì è proprio nato un fiume in piena dentro di me, cioè io non c'era un giorno che non riuscivo a non dipingere. E i successi sono iniziati ad arrivare. Ad esempio le tre opere che sono state prima messe in evidenza, una ce l'abbiamo qui che è Solo l'amore guarisce, che è stata l'ultima mia mostra personale. Lì ho voluto unire la mia parte chirurgica con la mia parte artistica, dove ho unito queste due anime attraverso un unico cuore. Con il bisturi ho proprio inciso sulla tela e ho cucito poi con il portaghi e il filo di seta, perché solo un amore vero tra due persone può guarire le ferite del cuore. L'altra visione, che è quella insomma, a cui io non credo, cioè, o meglio, speriamo che appunto l'amore vinca tutto, però ci sono anche persone che invece si possono fare del male, quindi la violenza, quindi è per quello che io sono molto sensibile a questo tema, oppure alla l'usa e getta. Quest'opera ad aprile sarà a Berlino. E ha già vinto una mostra alla Mars 3 a Milano, alla Kobe Art, ed è stata già pubblicata sulla rivista Art Now, che ho qui con me, e poi è stata anche a Ferrara esposta alla presenza di Vittorio Sgarbi. Perché infatti l'anno scorso hai vinto il premio Eccellenze Artistiche, Eccellenze Stilistiche a Palermo, con quest'opera che è Amore Sublime. La recensione di Vittorio Sgarbi. Sì. Quest'opera che è Amore Sublime, che adesso non è qui presente perché è esposta in via Margutta all'area Contesa, dove questo è il titolo, è proprio Amore Sublime, che quest'anno avrà il privilegio di andare anche al Louvre. Incredibile. Partendo da zero sei arrivata, stai arrivando in tutto il mondo. Sì. Ma questo nome d'arte, Fridami, che si ricollega perfettamente al nostro personaggio storico della puntata, che è Frida Kahlo. Ecco, come è nato e che significato ha per te e per gli altri? Allora, quando io ho iniziato a dipingere i primi quadretti, una mia zia che è architetto mi ha detto: ma i colori che usi, perché soprattutto i primi ritratti usavo tantissimi colori, rosso, giallo, arancione, avevo dipinto anche la donna africana perché sono stata in missione in Africa, e mi ricorda Frida Kahlo. Io adesso ovviamente mi sono messa a mangiare
pane e arte, però non sapevo nulla e mi ha detto: mi ricordi Frida Kahlo? E quindi io mi sono innamorata di questa donna meravigliosa, perché mi ritrovo in tante sue caratteristiche proprio personali, di resilienza al dolore, perché la sofferenza è un passaggio fondamentale per rinascere a vita nuova, e soltanto da un grande dolore si può veramente arrivare ad opere divine. Io sono molto legata anche alla fede. Anticipando una frase molto importante, non vorrei anticipare troppo, dalle ferite possono nascere le ali. Le ali. Giusto? Sì. Ecco, in tema Frida, volevo chiederti cosa ne pensi del suo marcato e ribelle desiderio di indipendenza, come dicevamo poco fa appunto, rispetto al fatto che prese parte attivamente alla vita politica. E soprattutto, questo è un aspetto molto importante, poi ci dirai anche tu perché, rispetto ai suoi costumi. Lei ci teneva ad indossare questi abiti molto coloriti, tipici della società matriarcale di Tehuantepec, dove si dice che le donne dirigessero i mercati e addirittura ridessero degli uomini, insomma, belle beffarde. Ma vabbè, mi ha colpito tantissimo appunto la sua indipendenza, la sua forza, la capacità praticamente di, attraverso un momento doloroso, cioè era il massimo della sua ispirazione, cioè, ed è così. Un artista produce nel momento in cui deve superare un momento di forte dolore, diciamo che è come se fosse una liberazione, cioè non puoi tenerlo dentro quel dolore, quindi lo devi trasfigurare sulla tela. Quindi io, quando ho iniziato a scoprirla, perché comunque io ho fatto medicina per 25 anni, ho fatto il nuoto sincronizzato dove nuotavo 12 ore al giorno, quindi avevo poco altro tempo libero, mi sono ritrovata in questa figura, in tante sue caratteristiche, perché anch'io sono una donna, comunque essendo un chirurgo in un ambiente prettamente maschile, dove comunque per arrivare comunque a essere autonoma dal punto di vista chirurgico veramente devi lavorare sodo, però si combatte, cioè siamo delle guerriere. In quel periodo sono due le donne sudamericane famose, più famose persino dei sudamericani, sono Frida Kahlo ed Evita Perón, tutte e due morte molto giovani, ma tutte e due molto rivoluzionarie, quindi sempre in tema femme rivoluzionaire. Assolutamente sì. Tra l'altro molto curioso il fatto che anche Frida Kahlo da bambina desiderasse, aspirava a diventare medico, insomma, quindi sì, ti rispecchia molto come personaggio. E volevo poi chiederti cosa provi quando dipingi? Io vado in un'altra dimensione, cioè quando inizio a dipingere magari ho avuto una visione, ma non una visione, cioè un'idea, oppure c'è un particolare che mi colpisce in un ambito del mio quotidiano, anche per esempio una storia di un paziente che incontro, e lì nasce l'ispirazione. Poi io comincio, però poi non so mai quando finisco, se poi porto a compimento. Ed esempio, nell'ultimo periodo che sto facendo molta pittura astratta, che ho iniziato proprio a dipingere con le mani, è proprio perché dovevo superare quella barriera dalla mano alla tela attraverso il pennello, quindi devo toccarla per ancora di più buttare i miei sentimenti. Infatti, ad esempio, quest'opera, che anche questa verrà esposta al Louvre, che si chiama Il fuoco dentro, è proprio il fuoco dell'anima. Lì c'è tutta la mia passione. Inizio a dipingere con le mani, inizio a disegnare un cuore, poi lo sfascio completamente, però poi inizio con un pennello dei trucchi, con una spugnetta per lavare le pareti, e fino a non so come esce questa cosa. Incredibile. Notiamo una grande evoluzione di quest'artista, perché se vediamo quel quadro lì che hai fatto vedere prima, quel figurativo, sì, sembrano due persone diverse, sì, sì, in realtà è una evoluzione. Dove, e la domanda fondamentale d'ora in avanti non sarà questa, cioè cosa provi tu quando dipingi, ma cosa provano gli altri quando guardano i tuoi bellissimo quadri. Questa sarà la domanda fondamentale. Assolutamente. Comunque, complimenti. Grazie. Ha ragione Giorgio. È davvero suggestivo, tra l'altro, essere qui accanto a queste opere incredibili. Ma una domanda molto curiosa riguarda le tue tante occupazioni, perché sei medico, sei anche mamma, quindi come fai a gestire anche la tua parte artistica? Qual è il segreto? Secondo me è una forza che non riesco a spiegare, cioè è un fuoco. Quindi, anzi, più cose ho
e più riesco a trovare il tempo per farle ancora meglio, perché ovviamente il tempo da dedicare ai miei figli, anche se è poco, perché comunque tutte le donne al giorno d'oggi devono comunque lavorare, non è che possono stare a casa, e poi io sono sola, quindi non è che posso fare affidamento a qualcun altro, è proprio una un'energia vitale che riesce a incastrare tutto. I miei figli molte volte, ad esempio, che ormai mi chiamano la regina dei quadri, dipingono loro alla base delle mie tele, li lascio dipingere, poi dopo io ci ridipingo sopra. Al lavoro io amo i miei pazienti, cioè, ho la mia sala operatoria, la multimedica di Castellanza, dove opero tutta la chirurgia vascolare mininvasiva, quindi la chirurgia delle vene senza tagli, e poi l'arte, quando riesco ad andare a delle mostre, sono felice perché è un momento proprio di entrare in un mondo che mi ha sempre affascinato, che però non avevo mai compreso quanto fosse importante, e se non riesco ad andare io ci vanno le mie opere, tanto è quello importante. Ad esempio l'ultima critica che ho avuto di Amore Sublime, che tra l'altro ho fatto montare su uno specchio, perché in maniera tale che le persone che si avvicinano possono, mentre si avvicinano all'opera, riflettersi in quell'amore, ha avuto una critica bellissima e non mi hanno neanche vista. Cioè, quindi essere riuscita a trasmettere attraverso quell'opera tutto l'amore che avevo dentro, perché poi Fridami è Frida Kahlo, che vabbè è un'icona per me, amo più amore, cioè rispondere comunque al male, alle sofferenze con l'amore, perché noi possiamo o lasciarci affascinare dal bene oppure crogionarsi dal male. Bellissimo. Ultima domanda, il successo che hai ottenuto ti ha cambiato o sei rimasta la stessa? Ma probabilmente per chi non mi conosce o comunque per chi non mi frequenta magari può pensarlo, però io sono sempre Manu, sono la piccola Manu, e anzi io sono sempre più incredula. Cioè adesso per esempio mi hanno, su questa rivista di Art Now mi hanno fatto nel mese di dicembre una rassegna di pagine su di me, ma con una critica veramente bellissima. E poi il mese di dicembre sono stata anche pubblicata sulla Cultura e Identità, fondato da Edoardo Silo Salabini. Cioè, per me sono regali, sono doni. Sono e doni. Quindi io li metto a disposizione. Ecco. Grazie Manuela, grazie per esserti raccontata, per aver condiviso e anzi portato qui con noi la tua arte. Prima di ringraziare, quindi salutare voi ospiti, voglio consegnarti il nostro celebre Femme Revolutionnaire Award, che ho qui accanto, in quanto rappresenti la nostra Femme Revolutionnaire in carne ed ossa, protagonista della serata. Questo è per te, Manuela. Se vuoi già aprirlo, lo puoi aprire anche davanti a noi. Certo. Wow. Manuela Carnini, la nostra nuova Femme Revolutionnaire di questa seconda edizione. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata, quindi vorrei ringraziare Giorgio. Grazie Giorgio per averci messo a nostra disposizione, quindi il tuo sapere è preziosissimo. Grazie ancora Manuela, grazie. E un grazie affettuoso ai nostri fidati telespettatori per averci seguito fino adesso. Ci vediamo nella prossima puntata di Femme Revolutionnaire. Sempre qui su GoTV, canale 63, in tutta Italia. Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy.